Gabriella Farinon racconta la malattia del marito, un male che in poco tempo l'ha portato via. L'uomo ha lasciato un vuoto enorme in lei. La storia di Gabriella Farinon è segnata da un enorme dolore. Conosciuta dal pubblico come la signorina Buonasera, Gabriella ha vissuto una vita ricca di successi e di sfide, ma è stato il suo legame con Stefano Romanazzi a segnarne indelebilmente il percorso. La morte dell'imprenditore, sopraggiunta in modo imprevisto e drammatico, ha lasciato un vuoto che ha stravolto la sua esistenza, seguendo un amore che aveva illuminato i loro 10 anni di matrimonio. Gabriella Farinon, chi era il marito? Stefano Romanazzi non era solo il marito di Gabriella Farinon, rappresentava un pilastro fondamentale nella sua vita. Imprenditore di successo e cavaliere del lavoro, Stefano ha dedicato la sua carriera al settore edile, sempre spinto da una passione autentica per il suo lavoro. È diventato una figura stimata, non solo per le sue accomplishment professionali, ma anche per la sua umanità e disponibilità verso gli altri. Il loro matrimonio, celebrato all'Argentario, è stato descritto da Gabriella come un passo fondamentale nella sua vita. È stata una scelta, ho fatto bene, ha affermato, sottolineando quanto sia stato determinante l'amore e il supporto reciproco. Nonostante il tempo trascorso insieme, la scomparsa di Stefano ha portato via con sé una parte dell'anima di Gabriella. Che malattia aveva il marito di Gabriella Farinon? Il dolore per la perdita di Stefano è amplificato dalla rapidità con cui la malattia ha colpito il suo corpo. Romanazzi è stato stroncato da un tumore che si è manifestato in modo inatteso, trasformando la vita della coppia in un dramma senza fine. La notizia della diagnosi ha segnato un forte cambiamento nella loro esistenza, costringendo Gabriella a dover affrontare una realtà dura e inaspettata. Ho iniziato a raccogliere fondi per fondare un centro oncologico su richiesta di Veronesi, ha dichiarato Gabriella, evidenziando il suo impegno a onorare la memoria del marito attraverso una causa in cui crede fortemente. L'esperienza ha dovuto combattere contro il dolore e l'incertezza, e il tumore ha portato via Stefano prima che potesse realizzare tutti i sogni e i progetti ancora in cantiere. Gabriella Farinon ricorda il marito. La memoria di Stefano Romanazzi vive in ogni parola che Gabriella pronuncia sul suo conto. Nonostante il dolore della perdita, l'ex signorina Buonasera conserva nel cuore i ricordi felici della loro vita insieme. Una persona eccezionale, lo ha definito più volte, sottolineando la grandezza del suo spirito e il loro legame indissolubile. Gabriella ha spesso espresso quanto Stefano fosse l'amore della sua vita, una figura che ha arricchito non solo il suo esistere, ma ha anche lasciato un insegnamento prezioso sul valore dell'amore e della complicità. Guardando al futuro, Gabriella spera di rimanere fedele ai sogni che condivideva con Stefano. Mi piacerebbe viaggiare in Sud America, mi affascina tutto quello che non ho visto, ha confidato recentemente, approcciando ogni giorno con determinazione, sapendo che Stefano rimarrà sempre un faro luminoso nel suo cuore. La storia di Gabriella Farinon e Stefano Romanazzi è dunque un canto di amore e nostalgia, un'eredità che continuerà a vivere attraverso le scelte e i ricordi di lei.